Ricevuto, Silverbird. Stiamo scendendo. Un altro in vista. Viale sicure. Questa è una novità. No, no, no. Questo è mio. D'accordo. Ora giustizio questo figlio di... Ehi! Non potete farlo nella mia città! Codice SM1. Ehi, ehi! Prima di iniziare, mi spiegate che diavolo siete? Codice SM1, codice SM1. Attendiamo ordini. Ricevuto, obiettivo in vista. Attendere Silverbird. Bella entrata, ti do 8 su 10. Nove su 10. Lasciatelo! Lavora con noi. Yuri, ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova, capo della Sable International, un'agenzia di sicurezza, pagata dal sindaco Osborne. Oh, il sindaco ha un esercito ora. Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Vai, ti spiego tu. Te ne avrei parlato, ma è successo tutto troppo in fretta. Tranquilla, siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Così mi spezzi il cuore. Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando. Ehi, MJ. Ho recuperato dei documenti relativi alle altre aziende di Martin Lee. Ha attività in tutta la città. Ah, i luoghi combaciano con una mappa che ho trovato in quella ditta di spedizioni. Controllerò. Fammi sapere cosa trovi in quei posti. Io tenterò di montare un caso. D'accordo. Ora sto andando all'ufficio di Martin Alfist. Voglio capire quali siano le sue motivazioni e magari anticipare le sue mosse. Ok. Saluta zia May da parte mia. Aspetta, non è in pericolo, vero? No. Lee ha solo un obiettivo. Signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi suona familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Puoi aiutare anche lui? È il numero di sua madre. Grazie. La chiamerò. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma ci tengo. Meglio controllare l'ufficio di Lee. Pete, stai bene, meno male. L'ufficio è chiuso. Come faccio ad entrare senza farmi sentire? Non mi sento più. E quella stanza? Mai vista. Wow, ma che... Cavi ad alto voltaggio. A cosa serve tanta corrente? Ecco.
Sì, lo capisco, ma il numero del conto è nell'ufficio del signor Lee e al momento... La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. Il diario di Lee. Una chiave. Ma cosa apre? È la storia di fantasmi che il padre di Martin gli leggeva da bambino, su un demone che poteva essere placato con l'equilibrio. Si direbbe un enigma. Sembra giusto. Ah, ho capito.